E Radio Radicale siamo con il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, il giorno che si vota la manovra qui al Senato. Allora, soddisfatto del risultato raggiunto, sia qui che anche alla Camera avete raggiunto un accordo per non mettere la fiducia, insomma avete rispettato le scadenze, tutto bene? Noi siamo assolutamente soddisfatti per aver realizzato una manovra sociale e produttiva, con tutte le risorse destinate al lavoro e all'impresa, in una condizione estremamente difficile per il carico straordinario del superbonus e per anche il carico dovuto all'aumento dei tassi di interesse sul debito. Malgrado questo, la manovra è stata certamente positiva e così è stata giudicata dalle agenzie di rating internazionali e da chiunque abbia giudicato appunto quello che il governo ha fatto con la manovra economica. In più aggiungo che per quanto riguarda le imprese, con l'ultima modifica votata oggi, sono quasi 6 miliardi le risorse destinate alle imprese italiane e quindi al sistema produttivo, 1 miliardo per i contratti di sviluppo, 1 miliardo in più per la microelettronica, 1 miliardo in più per i grandi programmi di innovazione europea, gli IPCEI, 1,8 miliardi per le imprese che investono nella zona economica speciale del Mezzogiorno, 330 milioni di euro per i collegati alla finanziaria che delineeranno l'industria del futuro, le tecnologie di frontiera, l'intelligenza artificiale, la space economy e la blue economy e poi il rifinanziamento importante e significativo della legge Sabatini. A questi quasi 6 miliardi che siamo riusciti a destinare per le imprese nella manovra economica, dobbiamo aggiungere l'altra manovra economica aggiuntiva che siamo riusciti a fare con la riprogrammazione dei fondi del PNRR attraverso il capitolo REPowerEU, perché da quelle risorse sono state destinate 12 miliardi e 400 milioni di euro alle imprese italiane, 2 miliardi e 800 milioni di euro alle imprese agricole e altri 9 miliardi e 600 milioni di euro al mio Dicastero, e tra l'altro 6 miliardi e 300 milioni di euro al piano Transizione 5.0. In pratica, tra la manovra che ora abbiamo approvato al Senato e nella prossima settimana alla Camera nazionale E le e le risorse? risorse in più che siamo riusciti a ottenere nel confronto con l'Europa, noi abbiamo destinato alle nostre imprese per la loro innovazione tecnologica, green e digitale, per renderle sempre più competitive, oltre 15 miliardi di euro. Credo Certo, che siano. certo. Si aspetta dal ciclo economico con lo stop all'aumento dei tassi di interesse, il calo dei prezzi energetici, anche la scelta che avete fatto per allungare i tempi del mercato libero, una Prezzi. programmazione, diciamo, migliore dell'economia, i tassi che potrebbero scendere, l'abbassamento dei prezzi energetici. Io credo che i prezzi dell'energia possiamo mantenerli bassi, perché in realtà oggi sono bassi per diversi motivi. Il prezzo dell'energia per il consumatore, gasolio e benzina, è ai minimi, a 1,7, inferiori come prezzo industriale a quelli di altri paesi europei. Peraltro l'inflazione in novembre abbiamo registrato appena lo 0,6%, mentre la media europea è di oltre il 2,4% e i grandi paesi europei con cui dobbiamo confrontarci, Germania, Francia e Spagna, viaggiano oltre il 3% e noi siamo allo 0,6%. Per quanto riguarda le prospettive, ritengo che nel prossimo anno ci sia una graduale riduzione dei tassi di interesse e quindi una maggiore possibilità di investimento da parte delle famiglie e delle imprese, e se riusciamo a mantenere basso anche il costo dell'energia, queste condizioni potrebbero favorire un rilancio produttivo, tanto più alimentato dai 15 miliardi di euro in più che saremo in condizione di mettere in campo nei prossimi 2 anni. Grazie signor Ministro, grazie al Ministro Urso.